Benvenuti ragazzi, qui Daddy e siamo in un nuovo video dove parlerò di quello che ho fatto oggi all'Etna Comics. Bene, racconterò un po' di cose sperando che in un futuro voi potete venire come i miei fan e poi l'autografino e tutto bello. Entrati al Japan Center dove ci sono persone. Sì, persone. Vabbè, vi lascerò informati. Parto col dirvi che era l'Etna Comics più giapponese della vita, quindi cioè troverete anime, manga, anime, manga, anime, qua siamo nel museo dello sbarco in Sicilia ed è bello. Parte questo, vi devo dire che è stato tutto molto bello, tra cui c'era anche un horror room che comunque probabilmente è di tutte stanze tutte magnifiche, la stanza che mi ha un po' più deluso. Cioè c'era soltanto l'Oculus Rift, due giochi, Outlast, Bioshock, Bioshock come volete chiamare. Cioè, giochi anche abbastanza importanti comunque per l'Oculus Rift, ma niente che proprio mi aspettavo qualcosa di più tecnologico, diciamo, cioè, tipo effetti speciali, invece proprio soltanto giocare con l'Oculus Rift. Entrate nell'horror room Oculus, wow, che schizzi. Abbiamo visitato, cioè visitato, si può dire visitare all'incirca, boh. Comunque siamo andati in una stanza dove c'erano tutto e poi c'è scritto retro game, back to retro game, mi sembra c'era scritto. Ovviamente come potete immaginare c'erano tutte le console antiche, quindi Nintendo 64, GameCube, Play 2, Play 1, la prima Xbox, tutte le console antiche, quindi il mondo dei retro gamer anche, in un certo senso. Ed era molto bella, io ho giocato a Mario Kart 64, a Prince of Persia dell'Xbox vecchio, a 2 secondi precisi Doom, e i miei amici invece hanno giocato a Super Smash Bros. In questa stanza c'è il mondo, cioè a me sono tutti i primi giochi della vita, c'è Nintendo 64, GameCube, NES, Super, NES, Commodore, tu sei Commodore, no, è un amico, è un amico, è un amico, se si computer che non hanno utilizzato per toccare, programmi di... c'è il mondo, ok, disegni belli, di anime belle. Siamo un attimino scesi nel padiglione basso dell'Etna Comics, stiamo andando a vedere la cosa di Star Wars. Qua ci sono delle armature invece, tutte belle. Umbrella, Italian Division, non so perché, ok. Comunque siamo nei pressi di un bunker, dopo in caso lo faccio vedere. Ovviamente c'erano anche molti youtuber, tra cui però non ho visto soltanto uno o qualcun altro, ma comunque il più famoso tra di loro è Sio. C'è Sio, ma purtroppo non posso vederlo. È uno dei miei youtuber preferiti. È quello che è usaccio. C'è di nuovo Sio, sta facendo autografi a tutti, noi non ci andiamo soltanto perché c'è troppa confusione. Qua c'è tutti questi libri, Scottex, abbiamo visto dei padiglioni di COD. Vuole perché non sei venuto? Non so. Direi io dovrei essere qua. Ma non ci sono perché devo vedere tutte le una cosa importante che è ovvio che c'è, ci sono dei cosplay, a parte fatto i cosplay maschi che erano davvero spettacolari, qualcuno proprio fatto bene, proprio belli, ma non si può mettere in confronto contro Mario e Luigi femmina oppure tutti gli anime manga al femminile con poi ne ho visto non andiamo nei particolari, comunque c'erano delle persone davvero fantastiche, vestite benissimo. E io dovevo guardare però i vestiti. Io dovevo guardare. Ok,
Ve lo dico subito, non verrai grandissimi vlog perché c'ho troppe cose da vedere. Troppe cose davvero da vedere. Quindi. Cosa? Hai visto i cosplay del mondo, proprio, non voglio essere ripreso. C'erano cose molto strane come questa. Oh, queste. Poi ovviamente, siccome sono da un po' di tempo in astinenza di gameplay, ho voluto fare un gameplay sulla prima Xbox, visto che anche non ho l'Xbox One. Mentre che stiamo facciamo un piccolo gameplay sulla Xbox, che era troppo vecchia, troppo grande. Su un gioco, che gioco è? Prince of Persia, cos'è? Cioè i dettagli delle frecce. Attenzione. Allora, come c'entra io? I dettagli. Davide, hai idea? Uccidi quel tizio che ci sta a terra. Siamo. Bel gameplay, eh? Fammi capire la confusione. E non è niente rispetto a fuori. C'è molto di più. Confusione pazzesca. Ora in grande bellezza vediamo Darth Vader che con le sue guardie colossali, che oh mio Dio, questa è stanza adibita proprio a Star Wars. Ne vorrebbe uno adesso in questo momento. Vedo. Poi successivamente ci siamo messi a fare delle foto che ora però non vi posso dare, anche perché non penso che mi interessi molto. E sempre lì in quel posto c'erano delle statuette, delle comunque sempre oggettistica, fatte molto bene, in scala ovviamente, tutti gli oggetti, veicoli, tutte queste cose. E comunque per finire dico che è stata una cosa bella, ovviamente non me ne vado lì senza souvenir. Come avete visto c'era una folla gigantesca, c'erano anche miliardi di bancarelle. Allora vi dico subito, ho trovato cose che mi piacciono soltanto di Death Note. E quindi la prima è la L di L, chi lo conosce? Aspetta, la quadro, ok. Che dice io sono la giustizia. Io sono la giustizia, sì. Che è molto carina. Poi Rem, che è uno Shinigami. Sempre chi ha seguito la serie lo conosce. La conosce, lo, la, non lo so. Ok, allora il video vlog finisce qua, ci vediamo al prossimo video, bye a tutti ragazzi.